L'obiettivo di questa lezione è quello di ehm, parlare del, eh, dell'ingegneria del software. Eh, che cos'è l'ingegneria del software? È una eh, disciplina eh, relativamente recente rispetto a eh, altre discipline eh, che invece eh, sono molto più antiche, non so, l'ingegneria civile, eh, l'ingegneria meccanica, tanto per citarne alcune. Eh, che però si rivolge a questo, a questo elemento nuovo che è eh, il software. Eh, da dove arriva eh, il termine ingegneria del software? Il termine ingegneria del software arriva eh, da eh, questa signora che si chiama Margaret Hamilton eh, che qui eh, vedete eh, di fronte a una pila di eh, carta, eh, la carta che contiene sostanzialmente tutto il codice che lei e il team che eh, guidava eh, ha scritto per, la, eh, per il progetto Apollo, ovvero quello che ha portato l'uomo eh, sulla Luna. Eh, lei, per la prima volta, eh, cercando di gestire un progetto eh, software così ampio, eh, ha coniato il termine ingegneria del software. Eh, I problemi c'erano, eh, stiamo parlando di quegli anni, e eh, diciamo che. Se da un lato il termine ingegneria del software è stato utilizzato da lei per andare a spiegare tutte le complessità nella gestione di un progetto software di grandi dimensioni, eh, la nascita della disciplina eh, si può rintracciare a una conferenza eh, organizzata dalla Nato eh, a Garmisch nel 1968, quindi sono esattamente gli stessi anni del, eh, dell'Uomo sulla Luna. La conferenza è stata, era stata organizzata dato il problema che c'era, soprattutto relativamente al software militare, nell'andare a costruire software di grandi dimensioni, complesso, mantenendo quelli che erano i criteri fondamentali per un buon progetto software, ovvero riuscire a consegnare un software che funziona, riuscire a consegnarlo ragionevolmente nei tempi previsti e soprattutto Spendere quello che era stato previsto, quindi stare all'interno eh, del budget. Torniamo al nostro termine, eh, ingegneria del software. Eh, ci sono due eh, termini fondamentali, software e eh, ingegneria. Eh, mi fermo un attimo, secondo voi che cos'è il software? Che, che se io vi chiedessi, eh, immaginiamo di avere un esame orale, ehm, e eh, vi faccio la domanda che cos'è il software, che cosa rispondereste? Non è un esame orale, quindi potete scrivere tranquillamente sul, sulla chat senza temere che eh, vi, eh, vi dia un voto negativo. Allora. Uh, un programma uh, ci siamo uh, un insieme di codice che gira su un hardware uh, ciò che viene eseguito dall'hardware uh, sì uh, una sorta di anima in grado di utilizzare l'hardware per determinati scopi questa mi piace uh, come definizione uh, tutto ciò che non si può toccare di un PC, beh diciamo sì che questo è più etimologico, nel senso che effettivamente il software non... Eh, ciò che non si può tastare, quindi di nuovo eh, non sono elementi eh, fisici, ehm, un insieme di applicativi che viene eseguito da un hardware, eh, l'interfaccia per l'hardware sì, ehm, un insieme di direttive senza rappresentazione fisica da eseguire per l'hardware, eh, sì, ok, diciamo che avete colto ehm, alcuni eh, degli aspetti importanti eh, del software. Um, insieme di procedure, beh, il codice genetico di un corpo mi sembra forse eh, un, po', un po' lontano. Eh, allora, ci sono alcuni aspetti che avete colto, ovvero il software non, è qualcosa che non riusciamo a toccare è un qualcosa che sostanzialmente guida delle elaborazioni che vengono svolte dall'hardware che è sottostante, è una serie di istruzioni, quindi non è una cosa sola, ecco, in realtà quando parliamo di software parliamo di qualcosa di un po' di più di un programma, se volete esistono, non esiste un'unica definizione Precisa del software eh, la definizione che eh, personalmente a me piace di più eh, è questa è il linguaggio invisibile che eh, sussurra storie di possibilità all'hardware eh, quindi alcune delle, delle vostre definizioni eh, tutto sommato rientravano qui. Questa ovviamente è più o meno poetica, eh, l ha, l ha detto, questa definizione ce l'ha data eh, Grady Bush eh, che è uno dei consulenti che stavano dietro il linguaggio UML di cui abbiamo già parlato eh, nel corso. Eh, quindi è un qualcosa che permette di andare a eh, far svolgere al, all'hardware il suo compito. il secondo elemento della nostra definizione quindi abbiamo detto software engineering quindi i software più o meno abbiamo un'idea di cosa si tratti il secondo aspetto è l'engineering che cos'è l'ingegneria eh, di nuovo eh, se vi chiedessero di dire cos'è l'ingegneria eh, che cosa direste allora ciò che fa perdere i capelli sì eh, può essere, eh, speriamo non tanti, e non a tutti. Eh, anzi, questa domanda probabilmente ve la faranno eh, se darete eh, l'esame per eh, diventare ingegneri. Eh, di cosa tratta l'ingegneria? Eh, tratta di tanti aspetti. Eh, ok, allora, questa è una definizione un po' più completa: la capacità di sfruttare leggi matematiche e fisiche. In modo applicativo per progettare un qualcosa eh, il più ottimale e funzionale possibile. Beh, diciamo che ci sono molti aspetti eh, interessanti e corretti che colgono eh, il segno. Quindi, eh, una base scientifica, ehm, l'idea di andare a progettare qualcosa e eh, di andare a ottimizzarlo il più possibile. Ovviamente non c'è nulla di perfetto, ma di avvicinarci. Eh, connubio tra tecnica inventiva, sì questo è un po' più eh, generale, eh, ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, direi che questo più che una definizione eh, è uno dei principi ispiratori, eh, sicuramente. Eh, se vogliamo andare a capire eh, che cos'è eh, l'ingegneria, eh, l'ingegneria tratta di almeno tre aspetti diversi. L'ingegneria tratta per l'appunto di design, ovvero eh, la eh, ricerca di una soluzione dato un problema eh, all'interno di una serie di vincoli, eh, quindi eh, l'ingegnere è quello che ovviamente ha delle conoscenze matematiche, fisiche, comunque del sistema di cui si tratta, nel caso del, del, del software le conoscenze... Fisiche sono relativamente poco interessanti e poco utili, sono conoscenze matematiche o della logica di, eh, di elaborazione. E ovviamente è quello che, dato un problema, cerca di trovare qualcosa che possa, in qualche modo, andarlo a risolvere, eh, ovviamente all'interno di un insieme di vincoli. I vincoli, banalmente, sono quelli principali a cui dobbiamo comunque noi tutti sottostare. Tempi, quindi io devo andare a produrre una soluzione entro un tempo utile e costi, ovviamente mi danno una certa quantità di soldi e io posso utilizzarli nel migliore dei modi possibili, ma non ne posso spendere di più, altrimenti sostanzialmente io o la mia azienda ci rimette. Quindi, a differenza del matematico che può dire... Supponiamo che il cavallo sia una sfera e va avanti di questo passo, eh, l'ingegnere eh, ha dei vincoli concreti, eh, fisici o meno, a cui deve eh, rispondere e quindi cerca di trovare una soluzione al suo interno. Quindi il design, se volete, è il primo degli aspetti che riguardano eh, l'ingegneria. Ma c'è un altro aspetto importante, eh, l'altro aspetto importante è quello di costruzione. Perché una volta che noi abbiamo progettato il nostro oggetto, qui stiamo parlando di ingegneria in generale, quindi non semplicemente di ingegneria del software, una volta che noi abbiamo un'idea di come costruire il nostro oggetto, può essere un oggetto fisico, può essere eh, un programma, eh, dobbiamo andarlo a costruire. Quindi dobbiamo pianificare, andiamo a, a, a capire quelli che sono eh, sostanzialmente... I piani i diversi, eh, scusate, non i piani, ma le diverse scadenze, eh, le varie fasi che si susseguono nell'andare a costruire eh, il nostro oggetto. Se parliamo di, di un software, ragionevolmente noi abbiamo una vaga idea di come possiamo strutturarlo, dovremo andare a capire esattamente nel dettaglio quali sono i requisiti, dovremo andare a scrivere del codice, dovremo andare a testarlo eh, a livello minimale, dovremo andare a eh, Rilasciare una prima versione, vedere se funziona tutto assieme. Quindi abbiamo una serie di passaggi eh, che dobbiamo fare e dobbiamo pianificare e disporli nel tempo. Eh, dobbiamo andare a fare monitoraggio e quindi andare a capire se le attività che svolgiamo, svolgiamo man mano effettivamente vengono svolte come abbiamo pianificato e fare un'operazione di controllo, ovvero se c'è qualcosa che non va, intervenire. La differenza tra controllo e monitoraggio è per l'appunto questa, Io, il monitoraggio consiste nell'andare a osservare, mentre invece il controllo consiste nel agire a fronte di un'osservazione. E, e ovviamente deve occuparsi di andare a capire quali sono gli strumenti e le tecniche. Banalmente se parliamo di software, eh, che ambiente di eh, sviluppo utilizziamo, che linguaggio utilizziamo, eh, che eh, server per la eh, gestione delle configurazioni utilizziamo. Ci sono tantissime scelte tecniche che riguardano la costruzione e che solo in parte vengono eh, diciamo così eh, affrontate in fase di design, quindi individuare la soluzione ideale dato eh, ideale o comunque ottimale dato i vincoli. Eh, oltre a questo, quindi la costruzione e prima ancora la progettazione, c'è un'altra fase importante eh, che è quella di operatività. Eh, I nostri sistemi una volta creati devono essere messi in campo e quindi eh, dobbiamo andare a trovare delle soluzioni per andare a gestirli. Eh. Vi faccio ehm, un esempio molto pratico e attuale. Non so quanto avete seguito eh, eh, sui giornali la questione relativa alla app che dovrebbe facilitare eh, il tracciamento dei contatti per andare a combattere eh, il, eh, la malattia del, eh, legata al coronavirus. In questa eh, app ci sono diversi aspetti di. Ingegneria. Il design sostanzialmente cerca di capire quali sono eh, i meccanismi che possiamo andare a utilizzare per fare questa operazione. Diciamo che eh, in generale c'è abbastanza consenso sul fatto che eh, deve esserci uno scambio eh, molto semplice a livello di singole applicazioni, quindi coppie di telefoni, di codici eh, che poi possono essere utilizzati in seguito per capire chi è stato vicino a chi. Senza dover andare a ehm, Memorizzare informazioni di eh, posizione geografica che potrebbero avere eh, degli impatti di eh, privacy o di violazione della privacy significativi. Eh, e ovviamente, poi c'è tutta la fase di costruzione, cioè devo pianificare lo sviluppo, quindi quando questa app sarà pronta, eh, quando farò il test, eh, come faccio a controllare che effettivamente lo sviluppo vada a buon fine, eh, che strumenti uso per andarlo a costruire. E poi l'operatività. Eh, se noi dobbiamo avere eh, milioni di eh, istanze di questa app in funzione eh, che possono colloquiare con dei server, è ovvio che dobbiamo avere un'infrastruttura che sta dietro eh, significativa. Eh, non basta eh, avere un PC eh, nello sgabuzzino eh, per far funzionare tutta questa infrastruttura. Devo avere eh, una... Eh, serie di eh, server eh, che possano andare a interagire con le app, interagire tra di loro e dare supporto e ovviamente questi devono funzionare. Quindi c'è qualcuno che deve eh, garantire che il servizio continui, eh, prevenire i guasti, fare sostituzioni, eh, andare a gestire tutta questa parte. Quindi eh, i tre aspetti fondamentali che riguardano eh, l'ingegneria sono la progettazione, la costruzione e l'operatività. Ok, quindi ci sono molti aspetti. Se volete per quanto riguarda l'ingegneria del software, alcuni aspetti sono più importanti di altri. Vi cito una definizione di Dave Parnas di che cos'è l'ingegneria del software, ovvero l'ingegneria del software è eh, la costruzione di un software che ha molte versioni fatto da molte persone. E, e, qui dentro ci sono alcuni aspetti che sono importanti, okay? ovviamente tralascia tanti aspetti che sono rilevanti per l'ingegneria del software, ma focalizza l'attenzione eh, su due aspetti fondamentali. Primo, quando parliamo di ingegneria del software non stiamo parlando di eh, un'attività fatta da una persona. Quindi quello che voi fate, che avete fatto di solito eh, nei corsi precedenti in questo eh, corso, è quello di andare a scrivere del software per conto vostro. Okay? Al massimo vi consultate con eh, qualcuno di noi se avete dei problemi, con eh, i vostri compagni di corso, ma sostanzialmente... Per risolvere dei problemi puntuali, non fate un'operazione di sviluppo del software congiunta, in cui ognuno fa un pezzettino e poi si mette tutto assieme. E questo è uno degli aspetti più difficili ed è uno degli aspetti fondamentali che devono essere gestiti dall'ingegneria del software. Il secondo aspetto che vediamo in questa definizione è che ci sono molte versioni. Eh, L'ingegneria del software ha poche leggi, eh, ma una di queste, eh, una delle leggi di, eh, di Lehman, eh, dice che qualunque software che abbia una qualche utilità deve evolvere. Quindi l'unico software che non cambia, cioè viene prodotto e resta tale e quale per sempre, è un software che non è utilizzato da nessuno. Perché? Perché ovviamente le esigenze cambiano. Eh, gli utenti eh, hanno nuove esigenze, le loro esigenze cambiano, eh, vengono scoperti dei difetti e quindi qualunque software che venga attivamente utilizzato è destinato a evolversi e quindi l'ingegneria del software deve andare a eh, gestire questo problema di evoluzione. Quindi questa è la definizione di eh, ingegneria del software, una delle tante possibili, eh, una che cattura un, un paio di aspetti veramente fondamentali per l'ingegneria del software di Dave Parnas. Dave Parnas, tanto per darvi un'idea, è colui che eh, ha per primo formulato l'idea di eh, modularità e di information hiding, che sono due concetti fondamentali che stanno alla base eh, della eh, programmazione ad oggetti. Nelle domande, nelle eh, risposte che mi davate prima, eh, quando vi ho chiesto cos'è eh, un software, eh, qualcuno ha detto che è un programma. Ecco, il software, come eh, lo intendiamo nel contesto di ingegneria del software, non è semplicemente un programma. Non è semplicemente un programma perché eh, quando parliamo di sviluppo del software noi andiamo a introdurre oltre al programma a sé st stante, quindi il codice Java, quello che impariamo in questo, eh, in questo corso, C, quello che potete aver imparato in corsi precedenti, o eh, Matlab o qualunque altro... Eh, linguaggio che voi vogliate utilizzare, quando parliamo di sviluppo del software, oltre a quello c'è un altro insieme di artefatti che vengono prodotti, ci sono delle regole che devono essere implementate nel software, c'è la documentazione e ci sono i dati. Se pensate oggi, buona parte del valore di un software o di un'applicazione è dato da quali dati vengono utilizzati. Per cui l'enfasi, almeno oggi, è più sui dati che sul software a sé stante. Eh, riallacciandoci alla definizione che dava Parnas, ovvero che è un multiversion software, ecco, il software tendenzialmente è un qualcosa che vive molto a lungo. Eh, un programma Almeno per come lo intendiamo, o ve l'hanno fatto intendere fino a, a questo punto, è qualcosa che voi scrivete, consegnate eh, come esercizio di laboratorio, come esercizio d'esame e definita lì. In realtà, noi dobbiamo andare a prevedere di supportare questo software per periodi molto lunghi. Uh, un software ha tanti stakeholder. Cosa vuol dire? Uh, Immagino conoscete la parola stakeholder, la parola stakeholder è tradotta in italiano come portatore di interesse, ovvero eh, quando parliamo di software e non di un semplice programma, quindi una banale collezione di istruzioni, eh, molte persone sono coinvolte e hanno interessi eh, in quel programma, interessi che in qualche modo dobbiamo andare a gestire. Tenete presente che il primo portatore di interesse sono gli utenti del sistema, quindi gli utenti del sistema vorrebbero che il software facesse quello che a loro serve. Ovviamente qualunque attività che viene svolta da, ehm, da un software eh, ha impatti molto più ampi. Se immaginate un esempio molto semplice, ehm, un sistema di pagamento, su eh, telefono cellulare ovviamente i primi portatori di interesse siete voi che utilizzate questo software ma ovviamente eh, dietro c'è anche l'altra persona quella che riceverà il pagamento eh, che magari non usa quel software riceverà il pagamento in maniera diversa eh, c'è chi eh, quei soldi ve li tiene e li passa all'applicazione diciamo alla banca o il gestore della carta di credito se passate da quello. Il gestore della carta di credito ovviamente poi può essere esploso ulteriormente perché abbiamo l'azienda, la parte tecnologica, abbiamo gli azionisti dell'azienda che ovviamente non vogliono perdere dei soldi se questo pagamento non va a buon fine. C'è poi chi riceve i soldi e tutta l'infrastruttura che sta dietro, quindi la banca di chi riceve i soldi capite che dietro anche un'applicazione molto semplice ci sono tantissimi interessi e io quando devo andare a progettare, realizzare e poi tenere in operatività eh, il software devo tenerne conto. Il software normalmente dipende da il lavoro di tanti esseri umani e quindi Torniamo al discorso che facevo prima parlando della definizione di Parnas, eh, non è un qualcosa che voi scrivete davanti al vostro PC isolati, è un qualcosa che richiede eh, collaborazione. Okay? Eh, so che eh, soprattutto eh, diciamo, nell'immaginario collettivo o nel cinema il programmatore è l'individuo eh, nerd solitario che sta davanti al computer e sforna. Eh, milioni di righe di codice eh, che salvano eh, il mondo. Ecco, le cose non funzionano così. Eh, normalmente qualunque software che abbia una qualche utilità e che sia effettivamente utilizzato è molto spesso sviluppato da team di persone e quindi l'ingegneria del software deve andare a capire come gestire questi team, come far collaborare le persone in modo che effettivamente producano un software che poi funzioni. E soprattutto... Alla fine, eh, bisogna parlare sempre di soldi, eh, lo sviluppo del software rispetto alla scrittura di un semplice programma è estremamente più costoso. Quindi eh, immaginate di dovervi mettere voi a scrivere una piccola applicazione che risolve un particolare problema. Semplice eh, quanto volete. Eh, So, la gestione della coda per entrare al supermercato in modo da gestire un numero di persone che stanno nel supermercato limitato per ridurre i contagi. Voi immaginate il software e potete pensare di riuscire a scrivere il programma che risolve quel problema che so, nel giro di una settimana. Il punto è che poi quello è un programma a sé stante, manca tutto il contorno, dovete andare a scrivere la documentazione, dovete andare a gestire in qualche modo i dati, dovete andare a prevedere una eh, evoluzione nel tempo, quindi ci sarà della manutenzione, perché ci sarà qualcuno che probabilmente troverà qualche difetto. Eh, probabilmente se lo scrivete voi, l'avete pensato voi e quindi non avete tenuto conto in nessun modo delle esigenze di tante altre persone che lo utilizzano. O che indirettamente hanno, subiscono un impatto eh, del software e se pensate di svilupparlo da soli eh, magari pensate di impiegarci una settimana eh, se ci sono tante persone è probabile che ci sia necessità di coordinarsi eh, quindi c'è tutta una quantità di altri aspetti eh, aggiuntivi rispetto alla mera e semplice scrittura del codice il test ad esempio eh, che Fanno il software eh, un qualcosa che è molto più costoso rispetto alla semplice scrittura del codice. Per cui eh, l'errore che, eh, che viene molto spesso fatto da chi non ha magari l'abitudine col software, o magari conosce un linguaggio di programmazione ma non ha un'idea della complessità dello sviluppo del software, è di sottodestimare quelli che sono i costi. Quindi sviluppare del software costa, perché? perché ci sono un sacco di attività addizionali rispetto al banale scrivere del codice. È importante eh, ricordarsi che quando parliamo di, di ingegneria del software ci sono alcune caratteristiche fondamentali. Eh, è una disciplina che è sostanzialmente evolutiva e in parte sperimentale, nel senso che eh, mentre il software sostanzialmente non invecchia, il codice che scrivete oggi eh, esiste e continuare a esistere nello stesso, nello stesso formato eh, senza essere deteriorato in alcun modo perché non è fisico, eh, tuttavia il contesto in cui funziona cambia, evolve e quindi il software deve adattarsi ed è sperimentale nel senso che eh, eh, noi non riusciamo a dimostrare che un certo Pezzo di software è la soluzione esatta e ideale per un certo problema. E proviamo, speriamo che funzioni, dopodiché, siamo disposti a eh, farlo evolvere e cambiarlo. Eh, un altro aspetto fondamentale è che eh, quando parliamo, abbiamo parlato di eh, del, del, dei tre aspetti fondamentali delle, delle ingegnerie, ovvero la progettazione, la costruzione e poi l'operatività. Eh, quando parliamo di software, la costruzione non è simile alle altre discipline dell'ingegneria, perché nelle perché altre discipline dell'ingegneria l'aspetto importante è andare a costruire tanti pezzi fisici tutti uno uguale all'altro. Per quanto riguarda il software, io posso scrivere il mio software, ve lo mando via mail e automaticamente ho fatto centinaia di copie, con un costo assolutamente trascurabile. Quello che costa nel software è costruirlo per la prima volta, e quindi eh, molto spesso non si, chiama, non si parla di costruzione del software, ma si parla di sviluppo. Okay? È più simile a un'attività, eh, diciamo, artigianale o artistica, eh, in cui eh, effettivamente c'è un sacco di lavoro per produrre quell'esemplare, e l'esemplare è sostanzialmente unico. A differenza di un dipinto, eh, il software poi, una volta che c'è, lo posso duplicare molto facilmente. Il dipinto ho fatto il lavoro e comunque non riesco poi a duplicarlo se non facendo delle, eh, delle foto. E, come abbiamo già detto più volte, alla fin fine c'è sempre dietro la tecnologia base, che è la tecnologia umana. Okay? Eh, Oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, ma sostanzialmente dietro l'intelligenza artificiale c'è un'intelligenza umana che ha scritto il codice che permette di farla funzionare. E sarà così ancora per un, un buon numero di anni. Okay? Molto probabilmente prima che eh, io o anche voi andiate in pensione non vedremo nessuna intelligenza artificiale in grado di scrivere eh, del software al posto nostro. L'aspetto eh, umano eh, fondamentale è quello che eh, in realtà è emerso già dai primi momenti in cui si è parlato di ingegneria del software. Eh, quella che vedete qui è la copertina di un libro scritto da Fred Brooks che si chiama The Mythical Man Month, ehm, ovvero il mitico mese uomo. Allora, il mese uomo è un qualcosa che viene utilizzato non soltanto in ingegneria del software, ma in qualunque contesto per andare a eh, valutare quanto lavoro è necessario per fare un'attività. Eh, quindi, il mese uomo è quanto paga una persona eh, per svolgere un lavoro per un mese. E quindi, per sapere quanto mi costa eh, la mia attività, devo capire quante persone servono e per quanti mesi devono lavorare. Moltiplico, moltiplico per lo stipendio di queste persone e ho ottenuto il costo. Ovviamente se io ragiono in termini di mesi uomo, eh, se ho bisogno di fare qualcosa nella metà del tempo, raddoppiando le persone di mezzo ai tempi, a parità di costo. E questo è un ragionamento che funziona forse eh, se devo raccogliere eh, delle mele in un frutteto. Se invece di mettere 10 persone eh, ne metto 20 fanno lo stesso lavoro nella metà del tempo. Quando parliamo di qualunque cosa leggermente più complessa, questo ragionamento non funziona. Anzi, se andiamo a ragionare in termini di software, questo ragionamento normalmente è controproduttivo. Infatti, già nel 1975, Fred gli diceva che aggiungere forza lavoro a un progetto software che è in ritardo non fa altro che renderlo ancora più in ritardo. Perché? Abbiamo una componente molto importante di eh, interazione umana, persone che devono collaborare tra di loro e questa componente ovviamente nel momento in cui eh, aggiungo persone si complica. Perché questa eh, lezione più o meno funziona? Perché ci sono io che parlo, eh, voi tutti mh, ascoltate o fate finta di ascoltare, eh, e non c'è una comunicazione tra di voi allo stesso tempo. Eh, se ognuno di voi scrivesse eh, in chat quello che gli passa per la testa in ogni singolo istante e ogni altra persona rispondesse, eh, ovviamente avremmo una eh, esplosione di comunicazioni. Questa esplosione eh, cresce con il quadrato del numero di persone che seguono eh, la lezione o il nel caso dello sviluppo del software, col numero di persone coinvolte. Per cui, in generale, ragionamenti molto lineari che vengono fatti in altri contesti, nel contesto dell'ingegneria del software, non funzionano, anzi ci danno dei risultati opposti. Tuttavia, oggi molte persone che gestiscono Team Software ma non hanno competenze di ingegneria del software, ancora pensano che è sufficiente aggiungere delle persone a un team di sviluppo per fare più in fretta. Ecco, di solito non funziona così. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L'esperienza di software fatti male, che non funzionano, eh, ce l'abbiamo sempre. Ecco. Molto spesso l'origine è la gestione del progetto software di sviluppo non è stata fatta nella maniera opportuna. C'è un altro aspetto fondamentale che noi dobbiamo tenere presente eh, quando andiamo a sviluppare software, ed è l'aspetto etico. Eh, qui cito di nuovo um, eh, Grady Butch, che ha detto che ogni linea di codice ha implicazioni etiche o morali. Okay? Quindi finché scrivete... Eh, un programmino che serve per superare l'esame di programmazione di oggetti è un conto, ma nel momento in cui il codice che scrivete verrà utilizzato da qualcuno, tutto quello che fate, quasi ogni linea di codice che voi scrivete ha delle conseguenze morali o etiche. Il fare le cose in un modo o nell'altro può impattare altre persone e quindi avere delle conseguenze. A questo punto la domanda è quanto devo preoccuparmi di questo? La legislatura è un po' vaga e poi molto spesso quando noi andiamo a comprare del software c'è sempre una clausola che ci dice questo software viene fornito senza nessuna garanzia. Eh, ovviamente questo funziona a noi. Quando andiamo a comprare del software diciamo così a pacchetto, quindi andiamo sul eh, Play Store, andiamo a scaricare una app e quindi questa app la prendiamo, magari la paghiamo anche, ma non ci viene data nessuna garanzia. Se invece il software viene comprato, che so, da un'azienda o da una pubblica amministrazione, eh, il fornitore invece le garanzie deve fornirle. Okay. Normalmente fa parte del contratto. Se la pubblica amministrazione non chiede queste garanzie, ha fatto una stupidaggine, okay? stupidaggine che purtroppo succede molto spesso, ma a questo punto il singolo programmatore che svolge una certa attività eh, ha una responsabilità. Eh... Non so quanti di voi ricordano il, lo scandalo del, um, del Dieselgate, eh, ovvero... Um, le modifiche che erano state fatte eh, dalle ce nelle centraline eh, della eh, Volkswagen per andare a, eh, diciamo così, barare eh, sui test anti-inquinamento. Alla fine, eh, chi è andato in prigione era eh, l'ingegnere eh, che ha gestito eh, la scrittura di quel codice che andava a abbassare le emissioni quando si accorgeva che eh, c'era un test in corso. Eh, L'amministratore ehm, delegato della Volkswagen praticamente non è stato toccato, quindi il rischio quando voi andate a scrivere del codice è che poi alla fine le responsabilità cadano su di voi. Quindi in generale da un punto di vista professionale, ma in generale, da un punto di vista di etico, eh, quanto cittadini, è vostro dovere, nel momento in cui voi andate a scrivere eh, del codice, valutare quelle che sono le implicazioni di quello che scrivete. Okay? E la risposta: mi hanno chiesto di fare quello, e il mio lavoro, lo faccio, punto e basta. È eh, un, una scusa che di solito non regge. Quindi se vi chiedono come programmatori o come eh, project manager o program manager di andare a fare qualcosa che va contro le regole etiche, ecco, è vostro dovere eh, rilevare quelli che sono i problemi e opporvi a queste scelte. A questo proposito eh, c'è un codice etico eh, di condotta professionale eh, che è quello che trovate eh, a questo link, che è stato sviluppato dal, dall'ACM, che è una eh, grande organizzazione eh, che si occupa eh, diciamo, degli aspetti di computazione, eh, quindi software, hardware e eh, aspetti co collegati. Questo codice etico sostanzialmente va a definire una serie di aspetti generali, quelle che sono le responsabilità da un punto di vista professionale, quelle che sono le responsabilità da un punto di vista di manager, quindi... Le Professional Responsibilities sono le responsabilità del singola persona che svolge una qualunque attività, quindi il programmatore che scrive una linea di codice. E poi ci sono le Professional Leadership Principle, che sono le responsabilità di chi gestisce un team che sviluppa software o sviluppa qualunque eh, applicazione eh, che utilizza software e hardware. E poi eh, ci sono, eh, diciamo nella parte 4 di questo Code of Ethics, eh, quelli che sono le regole che ci permettono di capire se quello che facciamo è eh, segue il, il codice oppure no. Tenete presente che eh, nella pratica ci sono stati molti casi eh, in cui i programmatori sono stati quelli da cui è nata l'opposizione a eh, uno sviluppo di un codice che non è etico. Eh, esempio molto concreto e pratico e abbastanza recente. Eh, L'anno scorso, un anno e mezzo fa, eh, Microsoft era stata eh, coinvolta eh, in un contratto col governo degli Stati Uniti per andare a sviluppare del software che permettesse di tracciare eh, gli immigrati quelli che attraversavano sostanzialmente il confine con, eh, con il Messico, eh, sostanzialmente perché, come probabilmente avrete letto, c'è un'iniziativa del, eh, del governo americano di andare a prendere queste persone e sbatterle in quelli che sono, eh, diciamo, a tutti gli effetti, analoghi a dei campi di concentramento, con condizioni umanitarie molto gravi. E, ecco, i dipendenti della Microsoft eh, a un certo punto, resosi conto che il loro software sarebbe stato utilizzato per andare a fare delle attività, diciamo amorali o non etiche, eh, hanno protestato e hanno chiesto alla loro azienda di non fare quell'attività e di eh, lasciar perdere il contratto. E effettivamente Microsoft ha dato retta ai suoi dipendenti e quindi in risposta a quello che era un'esigenza, un una, uh, problema etico, quello che sarebbe stato il software sviluppato, eh, chi avrebbe dovuto svilupparlo eh, se ne è reso conto, l'ha segnalato e l'azienda non ha fatto il contratto. Quindi questo è quello che eh, è un po'. Eh, la sintesi eh, di quelli che sono gli aspetti principali che riguardano l'ingegneria del software. A questo punto, noi, eh, con riferimento al, eh, a quegli aspetti importanti eh, dell'ingegneria, eh, che erano la progettazione, la costruzione e l'operazione, ci concentriamo un po' di più sul secondo. Sul primo quando noi abbiamo parlato di design pattern, quando abbiamo parlato di come utilizzare i costrutti del linguaggio Java per andare a risolvere particolari problemi, ecco, ci siamo occupati sostanzialmente degli aspetti di design. Eh, a questo punto vorrei fare una piccola panoramica su quelli che sono gli aspetti di eh, costruzione del software, ovvero eh, quello che si chiama eh, il processo eh, di sviluppo del software. Qual è l'obiettivo del processo di sviluppo del software? Beh, sostanzialmente è quello di andare a produrre il software, e quindi abbiamo detto non semplicemente del codice, ma anche la documentazione, i dati, eccetera. In modo che eh, ci siano delle proprietà definite e predicibili in termini di processo e di prodotto. Quali sono le proprietà di processo? Beh, sostanzialmente i costi e la durata ok quindi ci sono delle attività che vengono svolte per produrre eh, il software quello è il processo che viene messo in atto per costruire il software e noi vogliamo andare a eh, cercare di fare questo sviluppo del software eh, con tempi e costi predefiniti e che riusciamo probabilmente a tenere sotto controllo, quindi eh, dobbiamo sapere che mettendo in atto alcune pratiche eh, avremo costi più o meno alti, tempi più o meno lunghi. E poi vogliamo avere anche eh, come obiettivo eh, un prodotto che abbia alcune proprietà, le funzionalità, quindi che cosa fa il nostro software in termini di input e di output, eh, ma non solo, affidabilità, prestazioni, eccetera. Quindi l'idea è che dobbiamo andare a mettere in piedi eh, un processo che ci permetta di eh, fare il tutto secondo certi tempi, eh, modi e costi e andando a creare quello che è un prodotto che risponde alle esigenze iniziali. Quali sono le attività eh, che sono coinvolte in questo? Beh, in pratica eh, abbiamo alcuni aspetti fondamentali. La raccolta dei requisiti, quindi capire cosa deve fare il nostro software, la definizione dell'architettura generale del nostro, della nostra soluzione e il design di dettaglio e poi la realizzazione, quella che si chiama implementazione, la scrittura del codice. Scrittura del codice che molto spesso è divisa in due fasi, quindi scrivere i singoli moduli e poi metterli assieme. Come vi dicevo, eh, mettere assieme gli elementi, eh, magari sviluppati da persone diverse, è un qualcosa di estremamente complicato. E quindi molto spesso abbiamo una fase di scrittura delle singole unità e poi una fase di integrazione. E quello che Possiamo schematizzare in questo modo. Eh, noi sostanzialmente abbiamo eh, una fase iniziale eh, di definizione dei requisiti che produce un documento di requisiti, ovvero una descrizione di quello che deve fare il nostro software e di quali sono le sue caratteristiche. Tenete presente che quando parliamo di requisiti non parliamo esclusivamente di elenco di che cosa fa il nostro software, ma abbiamo anche tutta una serie di altri requisiti cosiddetti non funzionali che ci vanno a descrivere altre caratteristiche del nostro software, l'affidabilità, l'efficienza, gli aspetti di sicurezza. Quindi i requisiti non sono semplicemente input-output come i requisiti che eh, abbiamo visto nei nostri esercizi di laboratorio dove ci dicono che eh, questo metodo riceve questi parametri e deve produrre questo risultato. Okay, questi sono requisiti funzionali. In aggiunta, in un sistema software reale abbiamo tanti altri requisiti che eh, normalmente sono non funzionali. Abbiamo poi una fase di eh, definizione di quella che è l'architettura, cioè l'impalcatura generale della nostra software, e il design, ovvero il dettaglio di come vengono realizzati i nostri elementi. Quando parliamo di design spesso scendiamo a livello di classi e collaborazioni tra classi e quindi abbiamo quello che è un documento di progetto. Il documento di progetto è l'input per poter andare poi a fare quella che è l'implementazione. Scrittura del codice che ci produce una serie di unità che verranno poi integrate producendo infine il sistema. Come vedete qua la parte di implementazione è stata messa come un qualcosa di multiplo, perché, perché mentre ragionevolmente la parte di progettazione è un'unica filiera, quando posso andare a sviluppare, ecco qui effettivamente posso andare a parallelizzare quello che è l'effort e quindi avere tanti team che lavorano contemporaneamente su diversi aspetti del mio software. Oltre a questo ovviamente abbiamo la necessità di fare eh, tutta una serie di altre attività, quelle che di solito vengono chiamate eh, attività di VMV, verification and validation, in italiano verifica e convalida. E sostanzialmente l'idea è che dobbiamo andare a controllare che i requisiti siano corretti, che il design, l'architettura siano corretti, che il codice sia corretto. Questo controllo viene fatto su due livelli, per l'appunto di verifica e di convalida. La verifica è un qualcosa di diciamo, interno al processo e che guarda il singolo passo. E quindi va a verificare, eh, ad esempio, che il codice sia consistente con quello che era eh, il design che gli è stato dato. Questa si chiama verifica. La convalida è un qualcosa che è molto più ampio e va a verificare che un certo prodotto, il codice ma anche il design o i requisiti effettivamente corrispondano a quelle che erano le esigenze del mio prodotto. Committente dei miei utenti. Quindi verifica, controllo che il singolo passo sia corretto, quindi so che un certo, una certa, un certo metodo deve dare un, un dato output a fronte di un certo input e verifico che effettivamente quello eh, sia corretto, quindi quella è una verifica. La convalida è sì, ma quel metodo con quel risultato effettivamente risponde a quelle che erano le esigenze di partenza del mio progetto. Per cui lo schema che abbiamo eh, visto prima, quando aggiungiamo le attività di verifica e convalida, eh, prevede una serie di altre attività. Quindi qui vediamo eh, in arancione quelle che sono le attività e in violetto quelli che sono gli output di queste attività. Quindi abbiamo i requisiti e la versione controllata dei requisiti. Il design è la versione rivista, eh, l'unità è la versione rivista, quindi dopo il test tendenzialmente. Eh, oltre a queste attività di verifica e convalida, eh, ovviamente ci sono una serie di altre attività che sono quelle di gestione. Devo andare in qualche modo a gestire il mio progetto e qui parliamo di... Project management, ovvero qualcuno che decida chi deve fare che cosa, che vada a monitorare l'avanzamento, che possa fare delle stime e eventualmente possa fare operazioni di controllo, quindi andare a intervenire dove è necessario. Di gestione delle configurazioni, quindi andare a capire tutti gli elementi, tutti gli artefatti che sono prodotti, eh, devono essere immagazzinati da qualche parte, devono essere accessibili, bisogna tenere traccia della loro storia banalmente quando io vado a fare una modifica su del codice devo avere la versione precedente e quella nuova perché se ho sbagliato devo poter tornare indietro e poi devo fare tutte le attività di quality assurance quindi andare a definire degli obiettivi garantire che il lavoro che è stato fatto corrisponda a questi livelli di qualità e controllare i risultati e quindi alla fine queste sono tutte una serie di attività in cui vengono coinvolti tutte le persone che partecipano eh, a un eh, prodotto software, quindi alla costruzione del software. Esiste uno standard che si chiama ISO 12207 eh, che definisce tutte quelle che sono le attività necessarie per andare a sviluppare un software, eh, ovvero tutti quelli che sono i processi. Eh, per processo si intende sostanzialmente eh, una serie organizzata di attività che ha un certo obiettivo. E, eh, questo standard ehm, che accedere, eh, a cui potete accedere tramite l'URL che vedete in basso ehm, prevede tante aree. Sostanzialmente ci sono quelli che vengono detti i processi primari, i processi di supporto e i processi organizzativi. Quindi rispetto allo sviluppo quindi la scrittura del codice banalmente, vedete che anche solo all'interno dei processi primari noi abbiamo un sacco di altre attività. Abbiamo i processi di acquisto, noi abbiamo dei fornitori, i fornitori da cui andiamo a comprare che so, delle librerie, dei componenti software che, già, che sono già stati sviluppati e vogliamo integrare all'interno del nostro sistema. Abbiamo attività di fornitura e quindi dobbiamo andare a interagire con i nostri clienti, definizione dei contratti, fornire dei preventivi, gestire tutta la parte di interazione e modifiche. Abbiamo per l'appunto la parte di sviluppo, ma abbiamo anche la parte di operatività, ovvero andare a gestire il sistema una volta che è in funzione. E ovviamente abbiamo anche la parte di manutenzione, che è simile sia allo sviluppo, ma riguarda la gestione di tutte le segnalazioni che possono arrivare al nostro sistema. Quindi c'è un difetto, ci viene segnalato e quindi dobbiamo far partire un'attività di eh, correzione del nostro difetto. E, oltre a questi che sono i processi primari, quindi dobbiamo comprare i componenti che andremo a integrare, Dobbiamo vendere il nostro sistema, dobbiamo costruire il nostro sistema, dobbiamo farlo funzionare, quindi metterlo in operatività e dobbiamo andare a garantire la manutenzione. Oltre a questi ci sono anche processi di supporto e processi organizzativi. I processi di supporto riguardano la scrittura della documentazione, la gestione delle configurazioni, quindi io devo poter mantenere tutte le varie versioni o le varianti del mio software e devo andare a gestire quella che è la qualità. E quindi avrò degli obiettivi che sostanzialmente corrispondono in rispetto di alcune pratiche, nell'andare a garantire un certo livello di qualità del mio prodotto e tutti questi sono processi di supporto che sostanzialmente vanno in aiuto di quelli che sono i processi primari. E poi abbiamo quelli che sono i processi organizzativi. E qui abbiamo il management, quindi vi dicevo prima banalmente capire chi deve fare che cosa e in che tempi. Abbiamo eh, l'improvement e quindi a fronte di problemi eh, e soluzioni che vengono trovate, andare a migliorare il modo di eh, lavorare quindi scopro che eh, un certo linguaggio, una certa libreria non va bene, allora devo andare a migliorarla. La gestione di tutte quelle che sono le infrastrutture, banalmente i nostri programmatori avranno bisogno di un PC, eh, avranno bisogno del software con cui lavorare, eh, avranno bisogno di un database a cui appoggiarsi e quindi tutto questo io in qualche modo lo devo fornire. E poi il training. Se io voglio che... Eh, i miei eh, programmatori utilizzino un nuovo linguaggio di programmazione, in qualche modo devo andargli a insegnare. Okay. Ovviamente sto banalizzando, ma giusto per darvi un'idea di, di cosa si tratta. Quindi, quando ho nuove tecnologie che voglio utilizzare, devo andare anche a prevedere eh, un momento in cui io formo i miei dipendenti. Beh, immagino che loro abbiano studiato eh, all'università, eh, so, Java. Eh, però nel frattempo è uscito eh, java 15 java 16 eh, con alcune nuove caratteristiche posso pensare di fare nuove attività di formazione per aggiornare le mie persone e quindi permettergli di lavorare meglio eh, sui miei progetti quindi tutto questo tutte queste attività eh, sono quelle necessarie per andare a gestire un, progetto, un processo software. Eh, tanto per darvi un'idea, quando parliamo di sviluppo, il nostro standard va a definire eh, tutte queste eh, sotto-attività, quindi quello che si chiama eh, un process instantiation, ovvero Devo mettere in atto tutte le mie attività, quindi devo sapere che cosa fare e quando fare. Faccio un piano iniziale. System Requirement Analysis. Analizzo i requisiti per poter andare a eh, costruire un software che risponda a questi requisiti. System Architecture Definition. Vado a definire quella che è l'architettura del mio sistema. Qui sotto ho poi replicati. Software Requirement Analysis e Software Architecture Definition. Perché ho questo doppio passaggio? Perché qui stiamo parlando di sistema. Un sistema comprende sia componenti hardware che componenti software e quindi devo fare sia un'analisi a livello di sistema che include hardware e software, sia poi successivamente più focalizzato una fase relativamente solo al software. Poi ho il design di dettaglio. Coding and Unit Testing, Integration of Software Units, Software Validation, quindi devo andare a verificare che effettivamente quello che ho prodotto corrisponda alle ehm, esigenze eh, di partenza, System Integration, metto tutto assieme e System Validation, quindi inizio col software. Se immaginiamo di avere una app posso anche farla funzionare su un emulatore. Verifico che l'applicazione che funziona sull'emulatore di fatto corrisponda a quello che voleva il mio utente, il mio cliente. E poi faccio System Integration. Quindi metto l'app sui dispositivi che effettivamente utilizzerà il mio cliente e vado a verificare che su quei dispositivi l'app si comporti correttamente. Okay? Ovviamente sto banalizzando perché l'app magari gira su tanti dispositivi molto semplici quali eh, i telefoni cellulari, ma eh, magari sto sviluppando un software che deve andare a funzionare su dispositivi molto particolari o in un contesto molto complesso e quindi eh, la software eh, integration and validation potrebbe essere un pezzo eh, nel contesto di quella che poi è una integrazione e una validazione di tutto il sistema complessivo. Allora, eh, domanda, la domanda era sul passo precedente qui, eh, quando parliamo di, ehm, di training, la formazione avviene tramite corsi, eh, domanda: è possibile che l'aggiornamento venga lasciato al dipendente quindi autodidatta? Eh, allora, eh, ragionevolmente in un'azienda eh, se io penso di utilizzare una nuova tecnologia, quello che faccio è organizzare un corso eh, oppure chiedo a una persona di studiarla e poi chiedo a quella persona di spiegarla a tutti gli altri. Eh, è ovvio che poi le persone, i singoli, possono studiare e aggiornarsi, e, e, ed è bene che lo facciano, però ragionevolmente in una organizzazione medio-grande eh, è ragionevole aspettarsi che l'organizzazione possa organizzare dei corsi o delle attività di formazione per. Le persone. Attenzione, magari i corsi non vengono fatti dall'azienda, ma vengono subappaltati a qualcuno esterno, però eh, è bene prevedere anche questo. Eh, in questo contesto, vi faccio notare che questo standard non ci dice bisogna fare tutto questo e come, ci, come farlo, ci dà semplicemente un elenco di tutto quello che ragionevolmente dobbiamo andare a considerare quando mettiamo in piedi eh, un processo di sviluppo software. E quindi dobbiamo pensare che qualcuno si occuperà delle acquisizioni, qualcuno delle, della vendita, eh, avremo le attività di, di, eh, di sviluppo, di operatività, di manutenzione, eccetera. È chiaro che se io sviluppo un'app a sé stante che vendo e dietro a quell'app non c'è nulla, quindi non c'è nessuna infrastruttura, la parte di operatività io posso anche non averla. Eh, se la mia organizzazione è molto piccola, magari... Il training non lo faccio, lascio che ognuno si aggiorni per conto suo. Se il mio obiettivo è guadagnare soldi in fretta, eh, senza eh, tanti altri eh, dettagli, tutta la parte dei processi di supporto, quindi documentazione, configuration management, quality management, me la posso risparmiare. Il punto è che questa, se volete, potete prenderla come una specie di checklist che vi dice, ecco, se tu vuoi mettere in piedi uno sviluppo del software. Pensa almeno se queste singole attività le devi fare, ti servono e come pensi di farle.